Bene ragazzi, eccoci al quinto capitolo. Sì, lo so, vi state chiedendo perché c'è il cappello in testa. Nessun motivo particolare, semplicemente ho messo un posto d'armadio, l'ho trovato, ho detto me lo metto. Ma sì, chi se ne frega, giusto per cambiare un po' look. Allora, in realtà avevo trovato anche un bel gilet in pelle in stile Walker Texas Ranger, però non mi sembrava il caso di agghindarmi troppo. Allora, raccogliamo tutto quanto. Abbiamo trovato la nostra fantastica Ashley, che adesso dobbiamo scortare in giro per il mondo, vaffanculo a lei. E dunque, mischiamo queste. Minchia, solo 9 colpi di doppietta, vaffanculo. In compenso milioni di colpi di fucile che non userò mai, tranne in un paio di occasioni. Va bene. Allora, mo, dove la devo portare? Bam. Aspettami qua tu. Vieni qua. Volevo farti bruciare da solo. Vieni qua. Ok, con un colpo sei morto. E tu sei andato. Poi ancora colpi di fucile, basta. Anche tu? No, tu non vuoi morire così. Allora muori così. Via. E non spunti. Ma porca puttana. Ah, non ti inginocchi davanti al mio cospetto. Niente, vabbè. Basta che non spunta la plaga. Follow me. Oh, colpi di doppietta finalmente, cazzo. Ok, andiamo a vedere questa casa. Che chiamarla casa è tutto dire. Per fortuna non c'è un serpente. Ho un serpente nello stivale. Con questo cappello ci sta giusta la frase. Ho un serpente nello stivale. Ah, aspetta un attimo. Ehi, biondo. Uno spinello. Oh, anche qua. Come mai? Ma qua non c'erano? O non li ho visti io? Questo? 1300 pesetas. Azz. Come si dice dalle mie parti in Piemonte? Azz. Proprio qua si dice, eh? Sì, come no. Perfetto. Allora, ciao mercante, guarda chi ho trovato. Hai visto? Te la vendo, la vuoi? Quanto mi dai? Anche 2 pesetas vanno bene. Vendi Ashley. Ok, spinolozzo. Vendi tu. No, basta. Compra. La Red 9 no, non compra un bel niente. Potrei comprare. Potrei comprare uno spray, siccome sono un po' nella merda. Non c'ho mai. In realtà no, qualcosa per curarmi c'ho adesso, però compriamolo uno, va. Tanto. Poi. Miglioriamo la. O la pistola o la doppietta. La doppietta potremmo ancora migliorare la capienza. Miglioriamo questa. La potenza di fuoco. E la capienza della doppietta. Così intanto che la aumentiamo ci carica anche i colpi. Come back anytime. Ma con te non si possono fare affari. Io ti volevo vendere, esci, tu non la vuoi. Se non torno, basta. Non vengo più da te. Ricarica. Reload. Ok. Sali le scale. Distruggi il barile. Raccogli le munizioni di doppietta. Grandissimo. Qua. Un cazzo. E vai. Usciamo da qua. Dove andiamo adesso? Ma guardiamo. Dobbiamo andare. Ma già lo so. L'unico problema è che volevo evitare scontri inutili. O perlomeno evitarli il più possibile. Ok. Facciamo così. Volevo evitare il più possibile degli scontri. Ma tu non sei morto, non muori bruciata, bastarda. Ok, riprendiamo di nuovo la pistola. Ok, via. Evitiamo il più possibile scontri, risparmiamo anche munizioni e stringiamo i tempi, perché anche questo non va male, però non ti bloccare, perché cazzo, perché se ti blocchi siamo punte da capo. Ok.
medicamenti Abnormus, tu nasconditi qua dentro, che io vado a fare un po' di pulizia e poi torno. Anzi, ti faccio un fischio. Quando sono pronto ti faccio un fischio. Un file. Sera è la terza parte. Ancora si trova visto riserva, ovviamente sto dicendo i vecchi possessori di conservare una loca ragione dall'altra parte, sicuramente. Perfetto. Su con il discorso non trovano sera. Probabilmente perché è mattina. Grande battuta. Allora. Devo fare un po' di pulizia. Se voglio. Ma va, fanculo. Se voglio che esci, passi indenne da queste parti, devo fare un po' di pulizia. Quindi. Ok, sperando che non spunti. Aspetta, allora. Te voglio matare. No. Ok, non spuntare plaga o robe strane che. Tu vieni qua che ti dai fuoco da solo, guardati, eh. L'ho detto. Voi due cadete. Guardala qua con la pistola. Non siete morti, perché io confido in voi. Yeah! Ma vieni. Ok. Non so se c'è qualcuno che mi aspetta da qualche parte. Fanculo, spuntata la plaga. Ma diciamo così. Granata accecante. Ok, pistola. Quindi intanto questa la sfanculiamo così. E via. Un po' di coltellate nello stomaco. Muori. E anche tu, no, però, dai, mi fate sprecare tutte le granate accecanti. No, è pessimo tempo per ricaricare, vaffanculo a te, stupido, deficiente. Allora muori così. Non ho guardato che mi mancavano le munizioni. Perfetto. Perfetto un cazzo, mi sono fatto colpire. Conto di trovare qualcosa. Ok, gli faccio un fischio magari a quell'altra, no? Così almeno mi raggiunge. Tanto magari mi curo, c'ho un'erba verde qua. Usiamola. Leon, sì, su Ashley, buonanotte. Ok. Perfetto, qua dimmi che trovo qualcosa. Tanto esaminiamo di nuovo. Colpi di pistola, vabbè. Questi oramai sono scontati come poco altro. Qua un cazzo. Un'erba verde. Buono. Questa mi serve. Soldi, vabbè. No, qua. Aspetta. Tu muori, ok. Devo vedere cosa c'è qua dentro. Soldi. Dobbiamo salire su di qua, Ashley. Perciò, mi raccomando, seguimi. Non fare la bambina. Ok. Colpi di pistola. Scavalchiamo di qua. E poi dobbiamo andare da questa parte, se non sbaglio. Dai, sta. Dove cazzo cosa sei? Dove sei? Sei qua giù? Ah, boh, se sei qua giù va bene. Ah, allora vieni qua. Abbatti. Va bene. Ottimo. Afferriamola. Bomba a mano. Grandissimo. Ok, qua. Soldi. Semplicemente soldi. Almeno un paio qua facciamole saltare, sennò. Cazzo di tagliole. Ok, cavalluccio. Io gli darei un colpo che la farei ribaltare più che fargli fare il cavalluccio. Sta gnotta. Ah, c'è ancora un bersaglio lì che non abbiamo preso. Vabbè, non importa. Non lo prendiamo. È aperto lì. Va bene. Se non sbaglio c'è un bel pezzo. Aspetta, cosa c'è adesso? Mente locale. Poi te lo non sai perché tanto lo scoprirò tra pochissimo. Allora, qua c'è il mercato. Ah, è dove ci sono le leve che devo decidere da che parte andare. Non mi ricordo più da che parte conveniva andare. Se a sinistra o a destra.
Non mi ricordo. Potrebbe essere decisivo da che parte io decido di andare, perché Capienza. Sinistro, destro, non mi ricordo. Ma vediamo. Innanzitutto bisogna vedere se c'è quel punto, perché può essere che non sia questo il tratto del gioco. Ho una brutta notizia, preferirei non sentirla. Beh, temo di dovertela dire lo stesso, perfetto. Abbiamo preso i contatti con l'elicottero. Ah, fantastico. È ovvio che se c'è un elicottero di salvataggio in Resident Evil viene abbattuto, quindi non c'è. Cioè io non li manderei neanche più gli elicotteri. Cioè, cosa li mandi a fare? Ah no. Ah no, aspetta. No, mo sto pezzo qua è quello dell'attacco alla casa. Quello che ci rinchiudiamo dentro, cazzo, questo è difficile. C'è lui Sera dentro che ci aiuta, ma. Sarà una merda, fidatevi. Vai, entra. Una merda, lo so già. Un genio del male. Che orecchia sventola, esci, lo fai cagare. Il mio cappello da sceriffo comincia col caldo, anche se non fa così tanto caldo, comincia a dare leggermente fastidio. Tranquillo, è sana come un pesce, perfetto. E devi tenere anche a bada il tuo di pesce. Sì, però belli circoncisi, che poi c'è una battaglia lunga come poco altro. Sì, siamo asserragliati, ok, perfetto. Allora, prima di tutto, cominciamo a chiudere un po' di. Perfetto. Raccogliamo quello che c'è da raccogliere. Aspetta. Tanto io mi armo subito di doppietta, perché meglio così. Ok, raccogliamo anche questa erba rossa, mischiamo. Ok, abbina. Doppietta, sì, non è che ho tantissimi colpi. Forse per adesso conviene tenere per un attimino la pistola. Ok, copriamoci le spalle, Luis. Tanto esce un attimo di sopra. Vediamo quale si sfonderà per prima. Quale? Facciamo una scommessa. Questa qua giù, secondo me. Perfetto. Ok. Anche di qua? Perfetto. Aspetta un attimo. Fase concitata, non riesco a commentare. Ci vuole la doppietta, via. Ok, perfetto. No, tu no. Tu sì, però. Muori. Riesco a prendere queste cose qua? Sì, ottimo. Yes. La 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 la. Oh, cazzo. Ricarica mentre c'è. Probabilmente non c'è nessuno in questo momento. Oh, cazzo! Upstairs, sì, ma devo raccogliere. No, non posso raccogliere un cazzo. Via, 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 via. Via, 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 via. Abbatti la scala. No! Bastardo! Mi sembrava già strano che non mi aveva ancora colpito, eh. Ok, una granata accecante, cerchiamo di tenercela. Granata incendiaria. No. Annaia.
Meno male che stanno attaccati a lui. Ok. Porca troia. Eh no. Granata accecante. Madonna che ansia. Ok. Ripiglia il fucile. Ce la faccio più. Bastardo di merda. Ricarica. No. Grande che mi hai salvato il culo per una volta tanto. Vabbè, te lo salvo io adesso a te. Dammi dei colpi. No, un cazzo. Fanculo, non ho più colpi di doppietta. Tanto qua posso... Sì, grandissimo. No. Fanculo! Oh, porca troia. Sì, che ne ho ancora una. Buttiamola. Ah, mi ha di nuovo colpito. Cazzo. Perfetto, io... che faticaccia! Si sono arresi, sì. Oddio. Sono in debito d'ossigeno. Cosa facciamo? Come fare? Che fatica. È andata. Boh, sono andato e ci ha aiutato un pochino. Un paio di situazioni mi ha salvato proprio il culo. Fine del capitolo. 56 nemici uccisi, 78%. La media più o meno è sempre quella di mira. Salvare sì. Salviamo. E poi nella prossima parte andiamo avanti. Quindi niente, io vi ringrazio per aver visto questa parte. Come sempre vi invito a lasciare un mi piace, un commento e una condivisione. Mi seguite, mi fate un piacere sulla pagina di Facebook, così ci teniamo sempre aggiornati. Per ora è tutto, noi non possiamo fare altro che, parlo già come Mago Thelma, di me stesso al plurale. Comunque, ci vediamo alla prossima parte. Ciao.